e ora Cariglia. Questa è l'iniziativa dell'Istituto di Credito BCC Bucino Comuni Cilentani che, in sinergia con il comune di Altavilla Silentina, la parrocchia e un'impresa locale, ha organizzato una raccolta fondi online attraverso la piattaforma Ginger. 120 giorni di tempo per raccogliere 40.000 euro e dare il via alla costruzione di un oratorio ad Altavilla Silentina presso Borgo Cariglia. È un progetto sicuramente avvincente, riguarda appunto la costruzione di un oratorio, ma anche uno spazio poi ludico e ricreativo nella nostra comunità di Altavilla Silentina, nello specifico nella borgata di Cariglia, perché manca un posto in cui appunto i bambini possano divertirsi, possano socializzare, possano cooperare insieme per crescere appunto insieme. La cosa importantissima da ricordare, oltre al fatto che ciascuno può donare senza limiti di spazio, quindi in qualsiasi parte veramente del mondo si può raggiungere in maniera molto semplice questa piattaforma e attraverso un semplice click donare la somma prescelta. Noi ovviamente che cosa abbiamo pensato di fare poi? Di ringraziare i donatori attraverso delle ricompense, le abbiamo chiamate così, a seconda della cifra che ciascuno in maniera libera vorrà donare. Abbiamo una superficie di circa 100 metri quadrati, utile netta, che in questa ci sono praticamente un'area aggregativa di circa 80 metri quadrati. Abbiamo fatto un bagno per i disabili, ovviamente per i bimbi che sfortunatamente ci sono anche dei disabili, e un ambibagno. Il comune ha appoggiato subito dal primo momento questo progetto, è la prima volta che si realizza un'opera di questo genere e secondo me la strada imboccata è quella giusta, nel senso che Borgo Cariglia è una località della nostra comunità di Altavilla Silentina, ha circa 900.000 abitanti, è la parte più giovane del territorio dove ci sono più bambini, è una parte dove si trova la parte bassa di tutta Altavilla e ci sono un poco tutte le strutture. Manca proprio un luogo dove di aggregazione per i bambini. La mia preghiera è che questo progetto possa andare avanti. Come sacerdote parroco ne soffro tanto. Proprio ieri i bambini hanno fatto un concerto in chiesa. Ho dovuto togliere il Santissimo per portarlo in sacristia, perché non è possibile che fanno un concerto dove cantano anche i canti profani, però c'è il Santissimo. Per questo io sinceramente ringrazio la banca BCC per il vostro appoggio. È un tema che è fondamentale, che la banca già da anni sta seguendo con il progetto della legalità, nel senso che oggi i nostri giovani è fondamentale creare momenti di aggregazione, di confronto e soprattutto creare quelle occasioni di incontro per cercare loro di trasferire quelli che sono i valori, il rispetto delle regole, il crescere possibilmente lontano da quegli ambienti che anche nei nostri territori registriamo come criticità. Noi dobbiamo essere seri e capaci di capire quali sono le priorità. Questa è una priorità. Questo penso che sia una bella iniziativa e ripeto, però è una sfida che noi non faremo mancare il nostro sostegno, non solo economico. Cioè, noi cercheremo di animare e di fare in modo che ci siano delle iniziative e soprattutto dei momenti per ricordare che c'è un progetto molto bello e ambizioso in cui sono certo che i ragazzi faranno sentire quei ragazzi, sarà la promozione migliore, i bambini, per far sì che questo abbia successo.